terreno preferito della Psygnosis, quello dei computer maggiori, entra nel 1991 nel suo periodo più prolifico in fatto di ritorno economico e qualità dei prodotti. Il mercato è sempre più ricco di esponenti di talento, ma la casa di Liverpool riuscirà ancora ad emergere. L'Europa si scopre sempre più un continente affamato di videogiochi, nonostante il ritardo industriale sul campo rispetto ad americani e giapponesi, e molti sviluppatori continuano a programmare le loro creazioni in condizioni semi-amatoriali. È più che altro il ruolo del publisher a cambiare. Soprattutto in Inghilterra sorgono etichette di grande attrattiva, capaci di arruolare tra le proprie fila i team più prestigiosi che a loro volta affinano continuamente la tecnica, elevando il grado di aspettativa dei giocatori. A questa esplosione tecnica e creativa, la Psygnosis risponde chiamando in causa la formidabile squadra della DMA Design, già campione di incassi con Menace e Blood Money, ma pronta a stravolgere la propria identità con un gioco totalmente diverso quanto capace di imporsi tra i classicissimi nati su Amiga, Lemmings. Fino a questo momento, la maggior parte dei giocatori nemmeno sapeva cosa fosse un Lemming, nella realtà dei roditori piuttosto teneri e attanagliati da un'antipatica diceria che vuole questa razza incline ai suicidi di massa, che altro non sono, invece, che morti accidentali causate da una migrazione troppo precipitosa. Di certo la verità non interessava ai game designer della DMA, cofondatore Dave Jones in primis, che degli spostamenti in gruppo dei Lemming ha fatto la propria fortuna. Il compito del giocatore, infatti, è quello di guidare tramite comandi impartiti via mouse le creaturine attraverso livelli densi di pericoli. Un allenamento eccezionale per il cervello che spalanca le porte ad una nuova fase dei puzzle game che si divincolano finalmente dalla classica concezione di pezzi a incastro e combinazioni varie. In Lemmings sono presenti scenari vivi ed in evoluzione, modificabili nelle maniere opportune e bisognosi di atti creativi da parte del giocatore, costretto ad immaginare una soluzione sfruttando decine di elementi. Le qualità del titolo vanno anche oltre il concept ludico e sposano una grafica minuta ma ricca di dettaglio, ad opera di Gary Timpson e Scott Johnson, con splendide animazioni per gli animaletti che nelle loro piccole proporzioni trovano lo spazio per esprimere una personalità folle ed ironica. Lo stesso dicasi per le musiche di Tim Wright, numerose e di ottimo livello, col pregio del citazionismo in occasione di alcuni stage. Ciliegina sulla torta, gli effetti sonori, alcuni memorabili come lo stridulo Let's Go all'inizio di ogni livello. Gli inglesi lo avranno probabilmente definito un instant classic, ed è pacifico che pochissimi lavori nell'intera storia dei videogames siano stati capaci di sorprendere e convincere i giocatori con un'efficacia comparabile. Il travolgente successo andava cavalcato e la DMA si è immediatamente messa all'opera per la produzione di un'espansione intitolata Oh No, More Lemmings, mentre anno dopo anno sono stati forniti a riviste di settore una manciata di livelli gratuiti a tema natalizio. Non è un mistero, quindi, il perché Lemmings abbia avviato una saga acclamatissima ed ancora supportata, e questo capostipite può vantarsi di essere uno tra i titoli più convertiti di sempre, essendo apparso sulle piattaforme più improbabili. Il 1991 continua a proporre una Psygnosis desiderosa di battere ulteriori nuove strade, con l'agrodolce twist di eclettismo che da sempre l'ha caratterizzata. Al debutto sotto il logo della civetta, Paul Hunter e Dead Sayo completano Armageddon, che mette da parte, per un attimo, le delizie bidimensionali della casa, per scegliere uno scenario 3D molto ben programmato e veloce. Il gioco è un mix di una parte gestionale nella quale condurre una ricerca sui mezzi e risorse da combattimento e l'azione vera e propria. Nei panni di un leader di una potente fazione del post-terza guerra mondiale, dobbiamo recuperare nel corso delle missioni 5 preziosi pezzi di un'arma capace di distruggere tutto il potenziale offensivo nemico. L'asso nella manica di Armageddon è la libertà di scelta e pianificazione concessa al giocatore, che si esprime soprattutto nella grande varietà di mezzi controllabili, che spaziano da carri armati ad aerei ed elicotteri, ognuno coi propri vantaggi e svantaggi. Ma la lodevole apertura alla creatività tattica si paga in termini di rarefazione dei momenti topici ed un gameplay generale che non sembra mai troppo a fuoco, ma l'esperimento non può che dirsi riuscito.
dopo Beast, anche in casa Psygnosis si comincia a pensare con più convinzione alla politica dei seguiti e si decide di regalare un nuovo capitolo a Barbarian. David Lawson, però, ha nel frattempo abbandonato il ruolo di coder in prima linea, preferendo mettere le sorti della serie nelle mani di Mike Chilton, reduce dalla criticabilissima esperienza con Strix, non proprio una garanzia di qualità. In realtà, a monte c'è l'intenzione di liberare Barbarian 2 dal peso di un'interfaccia icone, ormai definitivamente anacronistica, ma il passaggio al joystick, e quindi all'azione più diretta e arcade, porta il gioco in questione su un binario avvertibilmente diverso, distante da quello originale quanto dal filone hack and slash più ordinario. Progressi significativi vengono segnati sul piano tecnico, con una fluidità finalmente soddisfacente, che però perde punti sul piano dell'attrattiva, con una palette meno seriosa e frangenti generalmente meno carismatici che in passato, soprattutto in tema di animazioni, nonostante il grafico resti Garvan Corbett. La giocabilità garantirebbe anche più divertimento rispetto al primo Barbarian, in virtù di un game design meno intransigente, ma il cambio dei tempi e la perdita di originalità hanno sbarrato la strada verso un successo paragonabile. Sappiamo bene a questo punto della retrospettiva quanto fossero riconoscibili i prodotti della Psygnosis, ma resta sorprendente come lo stupore permanga anche fra i titoli meno noti. Obitus è sconosciuto ai più, un gioco di ruolo che narra di un professore di storia risucchiato in una dimensione parallela di stampo o fantasy medievale, in cui quattro fratelli si contendono il territorio. Il gioco, di per sé, non era nulla che potesse stuzzicare più di tanto i reduci delle grandi opere della SSI, ma vantava una caratteristica tecnica che catapultava la grafica quasi in una nuova generazione. Un avanzamento fluido per quanto sempre a caselle. Per quanto concettualmente semplice, tale peculiarità tardava ad essere adottata dagli esponenti ruolistici a causa delle esose risorse richieste in termini di memoria, sia volatile che su disco, il che rende ancora più sorprendente la sua presenza in un gioco fluidissimo anche su Amiga e Atari ST. Inoltre, tutto il resto dell'estetica risultava pienamente convincente, ma non è stato sufficiente per raggiungere la fama. Apprezzabile anche la presenza di fasi di azione non a turni in occasione dei combattimenti, ma la forte sperimentazione non ha convinto il mercato ed ha portato allo scioglimento immediato del neonato sviluppatore Scenario Developments. Già Nevermind era stato un puzzle game di buona qualità, con Atomino il divertimento è anche superiore. Soprattutto è il frutto di un'ulteriore ricerca di talenti condotta dalla Psygnosis in Europa, che l'ha messa in contatto con la tedesca Blue Byte, compagnia prolifica e assai competente, che vantava persino un'etichetta indipendente chiamata Playbyte, dedicata alla produzione più arcade. Atomino trae ispirazione addirittura dalla scienza, inevitabilmente con la sua buona quota di licenze artistiche. Al giocatore spetta stabilire legami tra i vari atomi costruendo molecole, ma tenendo bene in mente il conto degli elettroni, che possiamo osservare mentre orbitano attorno alle particelle, che se ignorati manderebbero all'aria tutta la pianificazione. A cesellare il convincente concept c'è anche una molto godibile colonna sonora, del certo poco noto Hans Hermann Frack. Nonostante la giocabilità risulti assolutamente ottima, Atomino soffre una cospicua lunghezza delle singole partite dopo l'acquisizione di una buona dimestichezza da parte del videogiocatore, interpretando in maniera fin troppo integrale la missione di passatempo. Le ricercate modificazioni ai generi più disparati richieste agli sviluppatori dalla casa di Liverpool hanno talvolta condotto a risultati discutibili, ma in alcuni casi, specialmente nei primi anni, sono state utili a coprire mancanze nel gameplay abbagliando il giocatore, il quale però nel 1991 si era fatto parecchio più furbo. Amnios, unica creatura del team Flying Chicken, non rincorre sofisticazioni concettuali e i limiti della sua giocabilità emergono fin troppo velocemente. L'obiettivo della nostra nave è quello di portare alla morte dei pianeti mutanti, vittime di un'infezione radicale, che li ha resi dei colossali mostri biomeccanici, pericolosi per la galassia intera. La libertà di movimento è assoluta in un'area bidimensionale da ripulire di ogni minaccia. Ogni pianeta vivente ha delle parti distruttibili che, una volta annientate, muteranno lo stato della partita, come nemici in minor numero dopo aver azzerato le porzioni vaganti di DNA, o più stupidi danneggiando le parti del sistema nervoso. All'atto pratico, il gameplay è frenetico ma ridondante e confuso sin dalle prime battute.
il vero quid di Amnios è la grafica di Pete Lyon, artista di produzione di maggiore prestigio, che qui si è espresso in maniera encomiabile nel tema biotecnologico, abbracciando uno stile che purtroppo mal si sposa con le esigenze di gioco di uno sparatutto, che finisce col soffrire l'opulento dettaglio di sprites e fondali, i quali propongono una colorazione marcatamente satura, che affatica la vista e mimetizza i colpi nemici. Nel genere degli eredi di Bosconian, così sguarnito sui computer, Amnios può comunque dire la propria. Wayne J. Smithson, dopo Balla, Anarchy e Spellbound, era ancora un incompiuto. Grande talento nella tecnica, troppa leggerezza nel game design. Con la sua piccola compagnia WJS Design, decide di focalizzarsi su un progetto per volta, concentrando tutte le risorse su Ork, un action adventure pensato specificamente per l'Amiga. La trama ci racconta dei prodigi compiuti dell'ingegneria genetica e biomeccanica, che hanno permesso agli umani il sogno del soldato perfetto, metà essere vivente, metà macchina, dotato di prodigiose qualità fisiche ed il meglio della tecnologia militare. Non è un orco come il nome lascerebbe pensare, ma un'unità di guerra perfetta per le infiltrazioni in basi nemiche, aliene in questo caso, grazie alla sua totale indipendenza per tempi prolungati sul campo di battaglia. L'azione ovviamente non manca e rimane la componente principale del gioco, che va interpretato comunque come un'esperienza più completa e impossibile da apprezzare senza la consapevolezza di dover perseverare anche nella risoluzione di piccoli enigmi. La ricerca di oggetti è indispensabile per avanzare, avvalorando la componente esplorativa della produzione, che si basa sulla scrupolosa analisi delle mappe, che va affrontata contando anche sul jetpack di cui l'Orc è munito, dall'autonomia limitata da spendere saggiamente. La non sempre chiarissima dinamica degli enigmi può essere scoraggiante, ma è molto apprezzabile il tentativo di raggiungere una sofisticazione equilibrata del gameplay, in una formula che è facilmente riconducibile a quella che fu acclamata in The Killing Game Show. Il complesso audiovisivo è invece molto più aderente a Beast e dalla sua ricchezza di linee e pixel, qui firmata da Kevin Oxland, che realizza un'immagine carica di dettaglio, nonostante vi sia una palette differente e più acida, forse meno equilibrata e più stancante. Straordinarie le musiche del non troppo celebrato Tim Bartlett, che era validissimo tema iniziale, accompagna un game over di rara efficacia. Il talento al codice di Wayne Smithson si palesa nella perfetta fluidità del tutto, finalmente il frutto di una dedizione seria al blitter dell'Amiga, che viene spinto fortissimo come testimoniato dall'impeccabile doppio playfield parallattico multidirezionale, una caratteristica d'appannaggio di pochi dotatissimi coder. Ork rimarrà il punto più alto toccato dalla WJS Design. Psygnosis non smette di scovare straordinari talenti in Europa, anche se stavolta sono bastati una cinquantina di chilometri scarsi per ingaggiare un manipolo di ragazzi di Knutsford, piccola cittadina di 20.000 anime. È lì che è nato uno degli sviluppatori più longevi della storia, chiamato Traveler's Tales, che ha scelto come titolo di debutto un platform hack and slash titolato Leander o Linder, anche se essi hanno rivelato che il loro primo lavoro fu un certo Indiana Fred and House of Doom per VIC-20. A Leander i ragazzi lavorarono notte e giorno, e pensare che prima non credevano neppure nella pubblicazione. Semmai sarebbe accaduto tramite qualche compagnia di secondo piano, eppure quando mostrarono alla Psygnosis una prima e acerba demo, destarono un grande scalpore e la promessa di pubblicazione arrivò all'istante. Al tempo, seppure molto ricchi di software, tra i computer e le console permaneva un solco in fatto di professionalità nello sviluppo, con i tanti programmatori indipendenti di Amiga ed ST che navigavano a vista nei loro progetti, basandosi su intuizioni raramente efficaci in termini di godimento quanto le sacre regole di game design della scuola giapponese di Sega e Nintendo. Leander potrebbe invece essere considerato l'avanguardia di una nuova era per la Psygnosis, più mimetica nel mercato, disposta a sacrificare un po' di riconoscibilità in favore della giocabilità, altrimenti avrebbe potuto cedere eccessivamente il passo alle contemporanee console dalla cui cultura la casa di Liverpool aveva ancora tanto da imparare.
Leander non è solo il nome del gioco, ma anche del protagonista, che rappresenta il più grande eroe della sua terra alla volta della liberazione della principessa di turno, intrappolata da un oscuro signore determinato ad estrarne tutto il potere magico, da sfruttare poi per scopi malvagissimi. Il nostro avatar avrà a sua disposizione doti atletiche abbastanza ordinarie, ma una solida armatura per ripararsi ed una lama per offendere, entrambi potenziabili tramite un negozio di cui potremo talvolta approfittare. L'ordinarietà del tutto è inusuale per la Psygnosis, ma il gioco si distingue nella massa del software per computer anche per la professionalità con cui è realizzato. I Traveler's Tales si prodigano in un'ottima prova in tema grafico, a partire dalla cartunesca presentazione per non calare di qualità nemmeno durante la partita, con sprite e fondali eccezionalmente curati e definiti, ma i pacchiani con un uso molto armonioso dei colori, il tutto valorizzato da un coding impeccabile, capace di garantire uno scorrimento perfetto in ogni occasione, che non si fa mancare neppure della parallasse. Per le musiche è stato deciso di mettere in carico della composizione un trio di lusso composto dai due fratelli Wright, abitué della Psygnosis, ed il meno noto Matthew Simmons, con risultati encomiabili ed un'atmosfera sempre all'altezza di ogni situazione. La rincorsa allo stile console è particolarmente evidente nel game design, che è volutamente prevedibile e tralascia la sperimentazione. Tale scelta porta come contraltare l'incapacità di stupire a livello ludico, preferendo una struttura semplice e intuitiva che non spaventa i giocatori e garantisce agli under di fare molto bene nei negozi. Talmente bene che la sua vocazione da console non passa inosservata all'Electronic Arts, che si aggiudica i diritti di una conversione per Mega Drive con un nome diverso, per non incappare in beghe legali con la Psygnosis. The Legend of Galahad viene accolto bene dalla critica internazionale e l'adattamento è dignitoso, con ulteriori aggiunte di scrolling parallattico a compensare la perdita di colore e la bontà della colonna sonora originale. Alla fine del 1991, la Psygnosis è un fiume in piena, cavalcando la sensazionale Golden Age dell'Amiga. Nulla è per sempre, tuttavia, ma rompere quest'idillio sembra una possibilità remota e poco credibile.